Un altro modo più lungo di calcolare il lavoro in un ciclo, compiuto da questo gas, in un ciclo Otto, è quello di sommare i due lavori, che il gas compie durante le due adiabatiche, gli altri due lavori sono nulli nell'esiocore. Quindi LDE, più LBC, che sarà un lavoro negativo il secondo. Perciò ci metto il meno con il modulo. In una adiabatica, per il primo principio, siccome il calore scambiato è zero, il lavoro è meno la variazione di energia interna. E quindi, al posto di LDE, mettiamo la variazione di energia interna in modulo, perché il lavoro DE è un lavoro motore, mentre invece la variazione di energia interna è negativa, perché il gas si raffredda. Mentre invece il lavoro BC, pure in modulo, è delta UBC. Con il segno meno perché in questo caso si tratta di un lavoro BC resistente. Quindi al posto delle variazioni di energia interna scriviamo la solita formula che si utilizza per calcolare delta U in ogni trasformazione, non solo quelle a volume costante, ma anche le adiabatiche e qualsiasi altra trasformazione. Quindi NCV per la variazione di temperatura. Prima quella DE e poi la variazione di temperatura BC. Nel primo caso abbiamo un raffreddamento, nel secondo un riscaldamento. Andiamo a vedere quali sono i salti termici. Da D a E, da 626 Kelvin a 339, da B a C, da 273 a 503. Andando a sostituire questi salti termici otteniamo quindi il primo salto termico è 287 Kelvin negativi in raffreddamento, il secondo 230 Kelvin in riscaldamento, ma noi dobbiamo utilizzare i moduli con il segno meno qua davanti e quindi andando poi a sostituire tutti i valori otteniamo lo stesso lavoro ciclico 713 joule che abbiamo ottenuto prima. La leggera differenza è dovuta alle approssimazioni. Infine il rendimento di questo ciclo 8. Utilizziamo la definizione che cos'è il rendimento? È la frazione di calore assorbito che viene trasformata in lavoro. Il calore assorbito è questo, 1,54 kJ, la parte trasformata in lavoro è 715 o 713, in base al tipo di calcolo che facciamo, joule. Quindi facciamo il rapporto tra questi 713 o 15 joule diviso il calore assorbito e otteniamo circa il 46%. Proviamo a confrontare il rendimento di questo ciclo 8, che è comunque un ciclo reversibile perché disegniamo le trasformazioni come tratti continui, vuol dire che sono una successione di puntini, cioè di stati di equilibrio del gas. Lo confrontiamo con il ciclo di Carnot che opera tra le stesse temperature massima e minima, cioè tra 626 Kelvin e 273 Kelvin. Quindi calcoliamo il rendimento del ciclo di Carnot, che si calcola 1 meno il rapporto delle temperature, quindi 1 meno 273 diviso 626 e questo rendimento è del 56%. E giustamente il rendimento del nostro ciclo 8 del 46% è minore del rendimento del ciclo di Carnot che opera fra le stesse temperature massima e minima, in accordo col teorema di Carnot.